La Ghost è un prodotto molto particolare perché è riuscita ad essere un prodotto icona sin dall'inizio e quindi quando si presenta adesso, dopo 30 anni, è ancora un prodotto molto innovativo, molto avanti, per cui è riuscita a superare questi 30 anni senza essere toccata minimamente dalle mode, rimanendo sempre attuale. Cini Boeri ha sempre colpito tutti per la sua favolosa eleganza, tant'è che tutti i prodotti, gli imbottiti che lei ha fatto, sono sempre stati i più belli, con una classe superiore a tutti quegli altri. Stavamo già lavorando con Cini Boeri su altri progetti, quando mi presenta una sagoma di questa poltroncina, dove Cini mi dice: io Vittorio te la faccio vedere, ma tanto so che non potrai mai produrre, è impossibile fare una cosa così in vetro. Il pezzo era molto bello, pensare che una persona possa stare seduta su un qualche cosa che galleggia nell'aria era uno stimolo molto grande. L'ho accettato non solo per il suo lato estetico, ma l'ho accettato come una sfida che onestamente è stata piuttosto lunga nel dover ricercare sempre nuove tecnologie per poter dare forma, una forma tridimensionale ad una lastra di vetro piatto. Vedere i nostri maestri vetrai lavorare con degli attrezzi all'interno del forno dove ci sono dai 650 ai 700 gradi, che con i loro attrezzi formano questo pezzo, facendone di ognuna di queste un esemplare unico. Non c'è uno stampo contro stampo che ne determina la forma, ma c'è proprio l'amore, c'è la passione, perché ogni maestro vetraio sa che quel prodotto è suo e quindi un prodotto che lui è riuscito a realizzare in quel momento irripetibile, perché poi quando ne farà un'altra sarà senz'altro una cosa diversa da quella che ha fatto nel turno precedente. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo ottenuto con dei partner, abbiamo creato questo concorso chiedendo alla progettista quali colori lei avrebbe accettato meglio. E una volta riusciti a individuare questo, abbiamo dato a tutti i nostri collaboratori esterni, tutti i designer, tutti gli architetti esterni, due barattolini di colore. Ognuno di loro doveva cercare di esprimere la propria emozione traducendola in figure, dare una traccia di affetto che hanno nei confronti sia di questo prodotto, sia della FIAM e soprattutto alla Cini Boeri. Questi prodotti, fatti due esemplari per ogni progettista, uno verrà posizionato nel nostro museo che è Spazio Miralfiore, l'altro invece abbiamo pensato di metterli all'asta ed il suo ricavato darlo a favore delle popolazioni del centro Italia che hanno subito il terremoto. Alla fine ne è venuta fuori veramente una collezione fantastica, unica, irripetibile. Io credo che
noi stiamo facendo con questo concorso una cosa che possa lasciare un bel segno nella storia.